Innanzitutto, la ringraziamo per aver acconsentito alla nostra richiesta di concederci un'intervista così importante in una giornata così importante. Il punto da cui vorremmo iniziare è piuttosto generico. Infatti vorremmo domandarle in prima analisi, visto che lei è un esperto del settore, come si è evoluto nel corso del tempo il diritto internazionale, specificatamente in materia di tutela dei diritti delle donne. Se può dirci magari quali sono state in particolare, le eventuali modifiche apportate agli ordinamenti o comunque le leggi che sono state promulgate a favore dei diritti delle donne in tutto il mondo. Ma guardi, diciamo che sul piano del diritto internazionale è una pietra miliare ed è rappresentata da un evento abbastanza recente, della Convenzione di Istanbul del 2011, che una volta per tutte prende in esame, fuori da ogni infingimento, fuori da ogni elemento di ambiguità, insomma, usando giuste, parole chiare, parole dirette, il grande e drammatico tema della violenza di genere. E se mi permettete, mi piacerebbe rifare il cammino italiano, perché pur nella giusta dimensione comparatistica che va sempre tenuta presente, perché poi alla fine, se non c'è la comparazione con quello che accade in altri contesti, non ci si rende neanche troppo bene conto dell'importanza dei nostri percorsi. Tuttavia, ecco, il fatto che il nostro paese abbia raggiunto diciamo, dei momenti significativi riferiti alla parità di genere, non significa che sia partito, diciamo, da posizioni particolarmente alte. Anzi, noi siamo stati, per esempio, fra gli ultimi tra i paesi che sono annoverabili in una categoria di paesi democratici, a consentire il diritto di voto alle donne. Invece noi ci siamo arrivati soltanto nel 1946, quindi praticamente dopo il 2 giugno del 1946, quando nasceva la nostra Repubblica, quando sostanzialmente veniva celebrato il primo momento di votazione democratica dopo il lungo periodo fascista. Quindi sostanzialmente le donne sono quelle che ci hanno regalato la Repubblica. Vi consiglio di fare una visita alla Camera dei Deputati, se sarà possibile, la organizzeremo, visto che peraltro diciamo, avremo occasione di lavorare sulle tesi, ma la Camera dei Deputati, al piano nobile, vicino alla Sala della Regina, c'è uno spazio dedicato alle donne, o meglio alle donne in politica. E lì troverete i ritratti di tutte queste pioniere della politica, e a un certo punto, queste donne quindi che hanno scritto la Costituzione italiana, a un certo punto troverete anche degli specchi. Voi, se passate davanti a questi specchi, troverete la vostra effigie. Naturalmente è diciamo uno specchiarsi che viene consigliato alle ragazze, alle donne, non agli uomini, perché sotto c'è un'etichetta che dice: un giorno potresti essere tu la presidente del Consiglio. Questo è importante, perché vedete, quando si parla di diritti civili o di diritti umani, si pensa a cose che hanno a che fare con la vita, che hanno a che fare con la salute, che hanno a che fare con cose straordinariamente importanti. Tuttavia, i diritti politici hanno un'importanza uguale. Pensate, paesi come la Svezia, la Danimarca, la
ma in qualche misura anche la Germania, per esempio, paesi del nord in genere, ma anche qualche paese africano, da anni ormai stanno utilizzando la parità di genere cercando di dare un po' di spazio anche agli uomini, perché si è ribaltato totalmente il rapporto, cioè sono le donne a diventare primo ministro, ad avere il potere, tra virgolette, no? E com'è che è accaduto questo? Non è che sia accaduto così. Quando si tratta di potere, ti posso assicurare, avendo praticato un po' la scena politica, quando si tratta di potere, nessuno lo lascia. Non è un problema di genere, è proprio un problema di potere, punto. Quindi, che accade? In quei paesi, Danimarca, Olanda, eccetera, 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 paesi scandinavi in genere, e poi anche paesi del nord Europa, che cosa accade? Da tempo hanno inserito le quote di genere, le quote rosa, e si è consolidata una pratica nel corpo elettorale, per cui adesso è diventato assolutamente normale che le donne siano a capo di un governo, a capo di uno Stato. Quindi il cammino è questo. Torno a dire, e chiudo, è uno spazio che non viene mai regalato, non viene mai concesso, è uno spazio che va affermato con il diritto, ma va anche affermato con la cultura. E la cultura si crea, diciamo, un sentiment popolare, si crea con la pratica anche del diritto, la pratica di comportamenti che vengono indotti dal diritto. Beh, di certo è stato tanto esaustivo quanto chiaro, ma ne eravamo certe, insomma. Non avevamo dubbi. E professore Liem, diciamo, mi ha un po' servito quella che sarebbe stata la seconda domanda, in parte ha già risposto, e proprio soffermandoci sull'aspetto culturale, perché abbiamo visto che dal punto di vista normativo comunque l'ordinamento italiano ha fatto grandissimi passi avanti, e appunto con proprio l'ultima legge del 2011, però diciamo che a livello culturale si percepisce ancora questa disparità di genere, e su più piani, e infatti proprio è di questi giorni la notizia anche della recente della maestra d'asilo che è stata licenziata a causa appunto di una situazione spiacevole che in realtà diciamo non è stata diciamo dovuta da lei, però ne ha risentito appunto non solo sul piano personale ma anche sul piano lavorativo. E soprattutto vediamo come a volte questa disparità di genere sia soltanto diciamo dovuta a una società diciamo abbastanza maschilista, ma che spesso e volentieri viene proprio dal mondo femminile, in quanto ad averla licenziata è stata poi tra l'altro la direttrice dell'asilo, che è una donna, e quindi si vede anche questa mancanza di solidarietà Nel mondo femminile. E quindi vorrei chiederle, secondo lei, in questo preciso momento storico, come si può reagire a questa situazione? Quindi anche sul piano culturale e sociale. Sì, ha detto bene lei, è un problema culturale, in senso antropologico, quindi non è un problema di accumulazione di concetti o di sapienze, è un problema antropologico, come ci si pone di fronte ad una realtà come questa. Fino a quando in questo nostro paese, che è un paese splendido, meraviglioso, è stato lo spessore della nostra tradizione culturale, del nostro pensiero, abbiamo alcune sacche di resistenza rispetto al... diciamo al progresso e all'accettazione dei canoni della contemporaneità. Una di queste sacche
è quella che è oggetto della nostra conversazione. Non è solo un problema italiano, certo, ma noi pensiamo alla nostra, al nostro paese e pensiamo alla necessità di una mutazione genetica nel rapporto interpersonale, nel rapporto tra generi. Però, se permettete, qui c'è da fare un passo in più e c'è innanzitutto da far entrare nella testa di tutti quanti gli italiani che valore centrale ha la persona umana, la persona. Perché vedete, alla fine il dibattito sul genere è un dibattito che va fatto, che è importante, che è assolutamente fondamentale, ne abbiamo parlato fino a questo momento, però dietro ad ogni genere c'è una persona e la persona è il centro, assolutamente il centro dell'interesse anche della nostra Costituzione, è la persona umana, non è la persona maschio o la persona donna o la persona diciamo transgender, tanto per far riferimento ad altre dimensioni del genere declinate nella contemporaneità. Alla base, ha ragione lei, c'è un problema culturale, un problema di approccio culturale, che riguarda certo il rapporto diseguale tra uomo e donna. Io mi auguravo che nelle nuove generazioni fosse, diciamo, si fosse un pochino cancellato, no? Quel tanto di come dire insomma di retropensiero dell'egemonia maschilista, ma se una generazione intera o più generazioni nascono avendo diciamo questo tipo di allestimento attorno a loro, questo allestimento culturale, è un po' difficile che poi possano accettare l'idea che la donna sia uguale. Credo molto nelle giovani generazioni, credo, consentitemi di dirlo, credo nella vostra generazione, trovo curiosità nella vostra generazione, motivazioni, disponibilità nei confronti del sociale, nei confronti dell'interazione col prossimo e questa voglia di scoprire le cose nella loro essenza, non nella loro superficialità, che mi fa molto ben sperare. Ecco, quindi io credo che l'avvenire della, non dico della parità di genere, ma l'avvenire della, come dire, della vittoria definitiva della persona umana su tutto il resto che la contrasta e la soffoca e affidata a voi, alla vostra capacità di diventare protagonisti della. Bene. Grazie. Allora, possiamo considerare la nostra conversazione completata o ci sono altre questioni? Io direi che siamo molto soddisfatte e la ringrazio perché ha posto in modo particolarmente esaustivo ed è stato veramente un grande piacere per noi. Grazie ancora. Arrivederci, grazie. Arrivederci.